Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eseguire un effetto di slow motion su una clip nonostante non sia di 60 fotogrammi al secondo o 120 fotogrammi al secondo, ma una normalissima clip di 25-29 fotogrammi al secondo. Prima di tutto vi ricordo però di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto appunto il nostro Premiere, io ho importato questa clip dove appunto gli andrò a applicare il nostro slow motion, e per farlo è molto semplice. Ci basterà selezionare la nostra clip, tasto a destra del mouse, andare su velocità e durata, come vedete adesso è al 100%, noi l'andremo a ridurre più o meno fino alla metà, a un 50%, e se noi andiamo a vedere ci ha già rallentato il video. L'unico problema però è che ce l'ha reso molto scattoso. Questo perché? Perché Premiere ci va a praticamente duplicare dei fotogrammi. Come vedete, questo fotogramma è duplicato, questo anche, eccetera, fino alla fine. Quindi andando a duplicare dei fotogrammi ci rende molto più scattoso il nostro slow motion. Per ovviare a questo problema però, fortunatamente Premiere ci ha dato un'altra opzione, quindi sempre col tasto destro del mouse sulla nostra sequenza andiamo su interpolazione tempo e clicchiamo sul flusso ottico. Ora andiamo a fare un rendering per visualizzare meglio appunto quello che andate ad applicare. Se noi ora andiamo a vedere il nostro risultato finale, come vedete risulta molto più fluido perché ci è andato a creare dei fotogrammi intermedi appunto fra un fotogramma e l'altro. Quindi questo pressoché è tutto per quanto riguarda appunto questo slow motion. Ovviamente io adesso torno indietro, lo riporto alla sequenza originale, possiamo andare ad applicare l'effetto anche non su tutta la nostra clip. Per farlo ci basterà andare appunto selezionando la nostra sequenza sui controlli effetti. Come vedete qui c'è modifica tempo, ci dà velocità. Se noi andiamo ad aprire vedete che ci dà questa linea, quindi io vado a selezionare il momento in cui voglio che parta lo slow motion, quindi da qui vado ad applicare un marcatore qui dalla velocità, mi porto avanti, aspetto che cada in acqua e da qui voglio che ritorni al 100%. Vado ad allargare un po'. Come vedete ci ha creato i nostri due marcatori, dove all'interno andremo appunto a modificare la linea del nostro tempo. Quindi io prendo la linea e la sposto verso il basso fino più o meno a un 40%. Come vedete ci è andato ad allungare la nostra clip, e se noi andiamo a vedere qui passa dal 100% fino al 40 per poi ritornare a velocità normale al 100%. Ovviamente anche qui dovremo andare ad applicare, perché ci è andato a duplicare appunto dei fotogrammi, quindi ci sarà da andare ad applicare il nostro flusso ottico, quindi tasto destro del mouse, interpolazione tempo, flusso ottico, in modo che ci vada a rendere più fluido il nostro video. E volendo, perché in questo caso come vedete passa dal 100 al 40 immediatamente, cioè senza stacco, possiamo anche dargli un effetto più graduale. Come vedete questi due marcatori, se noi li selezioniamo e li andiamo ad aprire, come vedete si crea questa linea obliqua che praticamente ci va a scalare pian piano il nostro tempo senza avere quello stacco netto. Oltretutto se noi andiamo a selezionare, come vedete qui ci dà questa linea che possiamo andare a modificare, in questo caso come vedete è completamente obliqua, possiamo anche andarla a ruotare e renderla un po' più morbida, come vedete ce l'è andata un po' a arrotondare in modo da avere un effetto ancora più fluido. Stessa cosa in uscita, possiamo andare ad allargare
modifichiamo leggermente la nostra onda in modo da avere pressoché questo effetto. Possiamo anche andarli a spostare più indietro volendo, in modo che ci parta leggermente prima. Insomma, dopo voi vi giostrate voi a seconda delle vostre esigenze e di come vi piace di più. Stessa cosa, io ora l'ho fatto sotto i controlli effetti, ma possiamo andarla ad applicare anche direttamente sulla nostra timeline. Per farlo, ora riporto la mia sequenza originale. Come vedete qui c'è questo quadratino con FX che sarebbero gli effetti. Andandoci sopra col mouse, noi facciamo tasto destro, andiamo su modifica tempo, velocità, andiamo ad aprire col doppio clic la nostra sequenza. A me sono rimasti due marcatori di prima, se li vado a cancellare per andare a inserire i marcatori qui ci basterà prendere lo strumento penna, andare a fare un clic appunto sul punto che vogliamo applicare il nostro primo marcatore, ci portiamo alla fine, facciamo il nostro secondo clic, torniamo a selezionare lo strumento selezione e qui possiamo andare a spostare in basso la nostra linea a nostro piacimento, fino a un 30-40%. Stessa cosa, possiamo andare a aumentare e scalare appunto l'inizio del nostro effetto. Anche qui ci dà la possibilità di andare a interagire sulla nostra curva, quindi possiamo andarla a rendere più tonda sia in entrata che in uscita, in questo modo. Ora gli andiamo ad applicare ancora il nostro flusso ottico in modo da rendere più fluido il nostro video. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!